Bene, rieccoci, bentrovati a tutti. Oggi riproponiamo una ricetta che abbiamo lavorato bene lo scorso anno. L'anno scorso abbiamo fatto le cuzzupe, dolce tipico del periodo di Pasqua calabrese. Molte richieste, molti chiarimenti per quanto riguarda un ingrediente in particolare di questa ricetta. Nelle cuzzupe tradizionalmente si è sempre messo lo strutto, quindi un grasso animale. Questa volta andiamo a fare una variazione, quindi facciamo la variazione delle cuzzupe, però anziché utilizzare lo strutto utilizziamo un grasso totalmente vegetale, quindi utilizziamo la margarina, unica variante. Poi per il resto, per quanto riguarda invece il discorso della forma, anche quella, visto che variamo un ingrediente, variamo anche la forma. Facciamo una sorta di biscottini glassati, però la ricetta base è quella delle cuzzupe. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti e vediamo effettivamente la differenza sostanziale che c'è con una frolla, perché c'è uno squilibrio di ingredienti rispetto alla frolla, quindi le cuzzupe hanno questo squilibrio qua. Andiamo a vedere con calma, adesso quando andiamo ad illustrare gli ingredienti, vediamo di preciso cosa varia sostanzialmente. Vediamo gli ingredienti e poi ci mettiamo subito all'opera per impastare. Allora, vediamo gli ingredienti. Facciamo una carrellata e poi andiamo nel dettaglio nella variazione che dicevo prima. Allora, facciamo 1 chilo di farina, 6 uova, 250 g di zucchero semolato, 250 g di margarina, 2 bustine di lievito per dolci e la buccia grattugiata di un limone. Qual è la differenza con una frolla normale? L'abbiamo già anche detto nel video scorso sulle cuzzupe. Abbiamo più uova e naturalmente la differenza sta sul burro e lo zucchero. Noi qua abbiamo 6 uova su 1 chilo di farina, poi abbiamo 250 g di margarina e 250 g di zucchero, a differenza di una frolla normale che, come abbiamo visto, su 400 g di farina abbiamo messo 250 g di zucchero. Nelle cuzzupe invece andiamo a fare su 1 chilo di farina 250 grammi. Questo anche perché alla fine vedremo che le cuzzupe andremo a glassarle. A glassarle come? Facciamo una glassa di albume, succo di limone e zucchero. Poi vediamo in dettaglio le dosi. Durante la cottura dei biscotti facciamo poi la glassa. Quindi lo zucchero che mettiamo sopra va a compensare un pochino il dolce che abbiamo tolto all'interno dell'impasto. Ok? Adesso mi libero il tavolo e passiamo subito all'impasto. Allora, siamo pronti per l'impasto. Questa volta, a differenza di quando abbiamo fatto le cuzzupe, lo facciamo con la nostra impastatrice, utilizzando l'attrezzo foglia o cappa. Allora, procediamo così. Andiamo a inserire prima nel boccale il chilo di farina. Poi andiamo a setacciare le 2 bustine di lievito per dolci, adesso ci aiutiamo con un cucchiaio che il lievito un pochino, perfetto, poi andiamo a inserire lo zucchero, misceliamo un pochino, quindi farina, zucchero, lievito e adesso andiamo a grattugiare all'interno la buccia del limone, naturalmente standoci attenti di non prendere la parte bianca, quindi solo la parte gialla. Poi il limone lo utilizzeremo per spremerlo per la glassa, quindi utilizziamo la buccia per l'impasto. C'è già il lievito che è di quello vanigliato, quindi già un sentore di vaniglia lo stiamo dando. In più diamo anche un pochino di limone.
Una volta fatto questo, diamo un'altra miscelatina qua, così, e poi andiamo a metterlo. Facciamo fare un giro. Nella planetaria. Mettiamo il tutto. Abbassiamo. Facciamo prima miscelare bene, diciamo, il secco. Giusto una miscelata così, toppiamo, andiamo a inserire la nostra margarina. Possiamo inserirla tutto insieme perché la facciamo un pochino sabbiare all'interno della farina. E adesso piano piano andiamo ad aggiungere le nostre uova. Quindi abbiamo messo la farina, lievito per dolci, zucchero e buccia di limone. Abbiamo miscelato, poi abbiamo aggiunto la margarina. Facciamo miscelare un pochino e poi andiamo ad aggiungere le nostre uova. Siamo quasi. Ok, blocchiamo un attimo la macchina, alziamo, facciamo un'operazione però, non l'ho fatta prima, ma me la faccio adesso, mi tolgo la protezione perché per aggiungere le uova non ci vuole la protezione di sopra, quindi riabbasso, accendo, perfetto, quindi vado ad abbassare. Metà uova, quindi tre le ho già messe. Faccio andare un po' la macchina e poi aggiungo le altre tre. L'impasto è abbastanza semplice, come dicevamo in altri video. Se facciamo una dose piccola possiamo farla anche a mano, però 1 chilo di farina ci rendiamo conto che è un impasto importante, quindi meglio utilizzare, è un caso, per chi può, l'impastatrice. Perfetto, quando vediamo che l'impasto si sabbia per bene, aggiungiamo le altre tre uova. E facciamo andare finché non raccoglie tutta la farina. Perfetto, allora l'impasto è raccolto tutto, adesso vi faccio vedere, stoppiamo. Vi faccio vedere come risulta nel boccale. È morbido, ma allo stesso tempo non si attacca alle mani. Togliamo il boccale, guardate l'impasto, si è completamente staccato dalle mani, cioè è morbido, guardate, morbidissimo, ma non attacca, cioè non sporca le mani. Quindi adesso ci spostiamo la macchina e mettiamo l'impasto sul tavolo e procediamo alla forma dei biscotti. Perfetto, allora andiamo a infarinare il nostro piano di lavoro e andiamo a versare il nostro impasto. Guardate come si è staccato bene dal boccale, cioè è morbidissimo questo granito, che c'è una morbidezza particolare, però non sporca assolutamente. Allora andiamo un attimo a ripassarlo così sul tavolo. E andiamo poi a formarlo, anche perché non facciamo, abbiamo detto, forme particolari. Quindi, una volta che abbiamo creato il nostro impasto, ce ne tagliamo un pezzettino. E andiamo a creare un salsicciotto. Noi dobbiamo calcolare la dimensione del biscotto che vogliamo far venire. Quindi facciamo un salsicciotto e poi lo andiamo a tagliare con un po' di traverso. Facciamo così. Quindi questi qua adesso andranno in forno, quindi andiamo a posizionare sulla teglia in questo modo. E li portiamo in cottura. Completiamo la teglia intanto. Prendiamo un altro pezzo di impasto.
lo andiamo a passare sempre sul tavolo in modo che lo facciamo legare bene. Non attacca, eh? Guardate, il tavolo è infarinato, anzi, qua niente, eppure non attacca. Se vediamo che ci dà fastidio che attacca un po' alle mani, mettiamo poco di farina, non molto perché l'asciughiamo troppo poi, eh? Fatto questo, sempre primo taglio, togliamo e facciamo i nostri biscotti e li mettiamo nella teglia, non troppo vicini perché siccome abbiamo messo due bustine di lievito per dolci, quindi verranno un po' cresciuti nel forno, quindi li mettiamo distanziati, ok? Poi prenderanno la forma da soli. Stessa cosa facciamo con questa, sempre rapprendiamola un pochino e andiamo a stenderla. Poco di farina, ecco qua, forma questa, primo taglio, biscotti, così, finiamo la teglia. Cottura 180 gradi, forno statico 30 minuti. Controlliamo naturalmente doratura e controlliamo anche sotto. Posizionati sulla teglia, li inforniamo, ci vediamo a cottura ultimata. Intanto prepariamo la glassa. Allora, abbiamo i nostri biscotti in cottura che manca poco, mancano un quarto d'ora. Noi nel frattempo ci prepariamo per la glassa. Andiamo a vedere gli ingredienti, così nel frattempo, anche perché il particolare che ho anche specificato, io vi riporto sempre al video principale, che è quello dello scorso anno. La glassa va messa sul biscotto, sulla cuzzupa in questo caso, quando ancora il biscotto è tiepido, quando non è proprio freddo, perché se aspettiamo che si raffredda del tutto, poi non si stacca a pezzi. Ok? Quindi cerchiamo di sfornare i biscotti, quindi averli, li facciamo stemperare un pochino e li glassiamo subito. Ok? Quindi andiamo a vedere gli ingredienti che ci vogliono per la glassa, nel frattempo i biscotti finiscono la cottura. Allora, ingredienti per la glassa abbiamo il limone che abbiamo grattugiato prima la buccia per l'impasto, quindi il succo di un limone. Poi abbiamo 200 g di zucchero, che anche questa qua è un pochino orientativa, perché dipende dalla grandezza delle uova. Noi mettiamo due albumi. Naturalmente, se quando facciamo la glassa, adesso andiamo a vedere, vediamo che è molto liquida, dobbiamo andare ad aggiungere dello zucchero, perché deve essere piuttosto cremoso questa glassa, perché deve restare attaccata sul biscotto. Quindi, come procediamo? Prendiamo il nostro limone, tiriamo un attimo da parte, prendiamo la ciotola, andiamo a inserire prima l'albume, poi lo zucchero e poi andiamo a spremere, io lo spremo nella mano per i noccioli, il nostro limone. Ok? Cominciamo con un albume solo, con un mezzo limone. E andiamo piano piano a deve diventare spumosa e bianca. Questa è un'operazione che volendo si può fare con il frullatore, quello elettrico. Allora, ci siamo, un lume bello bianco, vediamo come scende. Ok? Quindi quando arriva a questa consistenza, qua, la glassa, come lo chiamiamo nel naspero, è pronto. Ok? Guardate come è bello bianco, lucido. Ok, quindi andiamo, aspettiamo qualche altro minutino la cottura dei biscotti e poi andiamo a glassarli. Allora, abbiamo tutto pronto. Biscotti appena sfornati,
30 minuti esatti a 180 gradi. La glassa l'abbiamo preparata, guardiamo la cottura dei biscotti che è perfetta, guardate 30 minuti forno statico, guardate anche di sotto, la cottura è perfetta, sono venuti proprio veramente come me li immaginavo, guardate. Adesso andiamo a glassarli. Come li glassiamo? La glassa ce l'abbiamo già pronta, bella lucida, guardate che spettacolo. Prendiamo i nostri biscotti, ancora tiepidi, li andiamo a glassare così e poi andiamo a mettere un po' di colore, così e così. A voi. Allora, le abbiamo ribattezzate cuzzupelle, quindi ecco a voi le cuzzupelle della cultura dei sapori. Alla prossima!